Ciao, buongiorno a tutti. Vediamo brevemente la situazione sul grafico di euro contro sterlina. È un grafico candele giapponesi, anche se al momento la situazione proprio tecnica delle candele non ci interessa troppo, con time frame daily. Dico che non ci interessa troppo perché semplicemente siamo in una situazione di stallo, come presso di trading range, ossia siamo sempre tra gli 0,89 e gli 0,86 da un po' di tempo. Ecco, sembra che il prezzo non riesca a prendere una direzione molto chiara. In questo caso, il fatto di cercare di aiutarci con la fase temporale, quindi con la fase ciclica dei prezzi, ci aiuta comunque, secondo me, a capire che questo stallo è comunque in una situazione di tempo dove è possibile, secondo me, aspettarsi una rottura verso il basso. Qui abbiamo con questo bullish trend un inizio ciclico, questa bianca è semplicemente una sinusoide per individuare un attimo il trend primario, poi abbiamo ciclo blu, butterfly, e sottociclo il rosso. Qui appunto partenza ciclica, qui chiusura, nuovo bullish trend, partenza. Qui una fase, come dico sempre io, di cincischio, di incertezza, siamo nella fase centrale dei due butterfly e siamo nella parte alta della sinusoide dove i prezzi perdono forza ed entrano un po' in stallo. Cosa accade? Accade che adesso noi abbiamo quest'area di prezzo che corrisponde a queste due, chiamiamole spalle, per essere molto, molto semplicistici, e la fase temporale comunque ci indica che è possibile nel medio periodo aspettarsi un po' di debolezza. È vero anche che attualmente questa fase corrisponde a questa, dove abbiamo una fase temporale di possibile rally rialzista, ma poi il tempo ci indica una fase di debolezza. Quindi operativamente io cercherei solamente operazioni ribassiste e qui lavoriamo molto in maniera molto basilare di analisi tecnica, o operazioni ribassiste o in rottura di questa trend line, quindi sotto 0,87, qui abbiamo 0,8720, ma avendo poi molto tempo per far lavorare il trade per sicurezza, io attenderei la rottura di 0,87, mentre viceversa, se dovessimo avere prima una leggera spinta rialzista, secondo me è possibile andare poi a prendere quest'area qua, dove abbiamo quest'area di resistenza, 0,89. Quindi personalmente fase ciclica di possibile debolezza in arrivo, confermata sotto 0,87 oppure attenzione a zero, area 0,89 dove è lì lavoreremo di candele, con candele o con pattern ribassisti, in teoria anche sul time frame weekly è possibile secondo me l'apertura di operazioni ribassiste. Un saluto a tutti, buon lavoro.